oggi facciamo una magia. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ragazzi sono entusiasta del prodotto che vi vado a presentare, perché è stata una folgorazione quando l'ho visto su Instagram. Ho detto devo averlo, devo possederlo. Di cosa si parla? Del gel plate per stampa, il tappetino in gel della Jelly Arts, denominato, se lo dovete cercare, perché lo dovete cercare, Gel Printing Plate di Jelly Arts. Allora, li ho contattati io, è un Made in USA, quindi una ditta americana che ha creato una cosa strabiliante. Io sono venuta a conoscerla attraverso il profilo Instagram di una creativa che si chiama trattino basso Lydia Rink trattino basso. Vi lascio il link qua sotto e ve ne ho già parlato anche su Instagram, perché l'ho ringraziata per avermi fatto conoscere questa tecnica. Questa ragazza ne fa un utilizzo che mi ha affascinato tantissimo. In pratica crea delle stampe da delle semplici riviste. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa a stampare da una qualsiasi rivista tutto ciò che desideriamo. Ed eccoci pronti per provare a stampare con la Jelly Arts la printing plate più bella che io abbia mai visto. Allora, innanzitutto io ho questa Jelly Arts printing plate, una piattaforma in gel per stampa. Ora vi faccio vedere come si usa. Quindi stamperò direttamente da dei fogli di giornale che userò come matrice, vedrete. Ci serviranno dei colori acrilici, un rullo per incisione, per inchiostrare, e della carta. Io qui della carta velina, perché questa mi potrebbe servire per creare delle stampe per dei collage, e della carta semplicissima da fotocopie. Poi nel futuro sperimenteremo insieme anche altri supporti. Iniziamo subito. Dal mio giornale estrapolo un'immagine che voglio magari riportare sulla mia stampa, magari poi per fare dei collage, quindi strappo la pagina. Per esempio prendo lei, che mi piace abbastanza, prendo la mia jelly plate, vi faccio vedere come si presenta. La jelly plate si presenta così, come una piattaforma appunto in gel da stampa. L'appoggio sul retro di un vassoio per meglio muovermi, un vassoio che uso per lavori di belle arti, e la metto qui in modo che rimanga ben bene nell'inquadratura. Quindi scelgo un colore acrilico, ho un rosso, voglio farla blu, voglio farla blu, che stendo con il mio rullino. Prendo l'immagine che voglio trasportare, la adagio e la schiaccio. E semplicemente con la mano la faccio aderire alla mia jelly plate. Elimino. Già avete capito, vero? Questa la farò con la velina. Metto la velina e semplicemente massaggiando con la mano faccio questo lavoro. Pronti per la magia? Ok, vado, 3, 2. Aspettate, così pulisco tutto. Vado, E voilà! Non è fantastico? Non è fantastico? Vengono fuori delle stampe pazzesche che poi noi possiamo riutilizzare
per 200.000 lavori creativi. Continuiamo. Che bella la nostra Jelly Arts Printing Plate. Allora vi faccio vedere come arriva nella sua custodia con tanto di manualino di istruzioni e poi arriva protetta da due fogli di acetato, così vedete, staccate l'acetato ed è subito pronta all'uso. L'acetato c'è da entrambi i lati, eccola qua, morbida. Per pulirla basta semplicemente dell'acqua e sapone. Io tra una stampa e l'altra la pulivo con le salviette umidificate per non andare ogni 5 minuti di là a sciacquarla. L'importante è non usare roba che la graffi o che la tagli, ma questa applicazione che mi avete visto fare, ispirata appunto a quest'artista di cui vi ho parlato, è soltanto una delle migliaia di applicazioni che si possono fare. Con questa potete creare le vostre stampe personalizzate in un attimo, è una roba pazzesca. Ho cominciato con questa tecnica della stampa da rivista che secondo me, ragazzi, è una magia. Io che ho studiato incisione, litografia, cioè è una magia, è scoprire l'uovo di Colombo per certi versi, però se ne possono fare veramente una miriade di applicazioni. Si usa con gli acrilici, ma si può usare anche con i colori a olio, e in quel caso si pulisce con un olio Johnson, per intenderci, un olio minerale. È fantastica, è uno strumento per l'arte, per lo scrapbooking, per la creatività di vario genere, veramente veramente fenomenale, e mi piace proprio da matti usarlo, è divertente.
Per questo video io ho usato principalmente carta velina, perché a me i soggetti poi servono traslucidi, ma si può usare anche con la carta da fotocopie, tranquillamente anche con la carta colorata. L'importante è che la carta non abbia una grammatura troppo spinta, quella per le fotocopie andrà benissimo. Io ringrazio Jelly Arts per avermela inviata, ma ragazzi, se non me l'avessero inviata io l'avrei acquistata, e non vi nego che ne acquisterò un'altra un po' più grande. La misura che più vi consiglio è la 4, che viene venduta come 8x10 o 20 cm 32 x 20 e 40, perché ha proprio un formato A4 molto semplice da usare e facile da controllare. Quelle più piccole, quelle tonde, a seconda di ciò che dovete fare, ve le consiglio, ma anche no. Questo è il formato più bello che hanno. Poi ne hanno uno ancora più grande, che sarà secondo me un po' più difficile da controllare, ma che io voglio possedere per forza, perché mi piace tantissimo questa tecnica. Si conserva richiudendola tra i suoi due fogli di acetato che arrivano in dotazione, e se doveste perdere questi, un qualsiasi acetato andrà benissimo, all'interno della sua custodietta. Una accortezza: non poggiatela mai su materiali porosi tipo legno, né cercate di stampare questo genere di materiali, perché sicuramente non verrà. Per il resto date libero sfogo alla vostra fantasia. Sono convinta che già mi state chiedendo: Ombretta, facci vedere altre applicazioni di questo strumento. Sì ragazzi, ve ne farò vedere tantissime, perché è una cosa che mi piace moltissimo per creare in maniera tutto sommato semplice delle cose originali di grande effetto e molto artistiche, perché attraverso il collage, la composizione e la stampa libera si possono fare veramente delle cose fantastiche. Sperimenteremo insieme. È molto semplice da usare, perché anche per me era la prima volta, quindi affinerò la tecnica e verranno stampe sempre più belle, e voi sarete con me come sempre. Se volete acquistarla, vi lascio qui giù il link in info box, dove potrete trovare i vari formati diversificati. Quello più adatto alla vostra creatività vi aspetta qua sotto. È uno strumento bellissimo che vi consiglio veramente di possedere, se fate questo genere di creatività ovviamente, se non vi interessa ovviamente no. Non ha un costo basso ma neanche alto, ne ho viste dai 16 ai 34, ma non ricordo le varie misure, le trovate qua sotto. Insomma, la creatività vi aspetta con la Jelly Arts Gel Printing Plate. Spero di avervi fatto contenti facendovi scoprire questa nuova tecnica. Se sì, regalatemi un pollice in su, una condivisione. Se volete contribuire fattivamente alla vita di Arte per Te, ricordatevi che è sempre attivo il pulsante PayPal sull'home page del canale. Se invece volete contribuire moralmente alla vita del canale, non soltanto mettete il pollice in su, ma iscrivetevi anche sugli altri miei due canali, Ombretta e Due Corona K. E noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!